Appare come una discarica a cielo aperto, discarti di chiara provenienza dal settore edile, quella che è stata accatastata nei pressi dell'ex pastificio Antonio Amato nel quartiere Mariconda, nella parte orientale della città di Salerno. In una piccola stradina che conclude via Picenza con un sottopasso pedonale ed un corridoio che conduce ad una chiesetta e alla stazione di Mercatello della metropolitana di Salerno, lontano da occhi indiscreti, la zona è diventata un'area di sgombero irregolare, di rifiuti e scarti vari, ma a preoccupare e a segnalare il degrado sono stati questa mattina dei residenti nella zona dove tra l'altro si trova anche un centro d'eccellenza per l'autismo. I cittadini hanno il sospetto che tra il materiale possa esserci anche del pericoloso Eternit nascosto in queste tettoie. Per questo è stato chiesto anche l'intervento dei vigili urbani al fine di effettuare una verifica. Di recente, come si capisce anche da alcune linee tracciate a terra, l'area era tra l'altro utilizzata come punto di ritrovo, un campo da gioco da parte di un gruppo di cittadini che si riunivano qui, complice lo scarso passaggio di persone, per utilizzarla ed improvvisare partite. Intanto, a proposito di ritiro ingombranti, la Salerno Pulita ha comunicato che da oggi non è più attivo il numero verde 856 33 87. In attesa che venga istituito un nuovo numero per prenotare il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti presso il proprio domicilio, bisognerà telefonare allo 089 28 82 036 del centro di raccolta presso l'isola Arechi.